Sono le 8 in punto di domenica 27 dicembre, quando i militari dell'esercito, scortati da carabinieri e polizia, consegnano la scatola con dentro le prime dosi di vaccino anti-Covid al personale sanitario dell'ospedale di Careggi. Un momento storico per Firenze, la città metropolitana e la Toscana tutta, simbolo della vaccinazione di massa che contraddistinguerà il 2021 e salutato da un applauso spontaneo di medici e infermieri dell'azienda ospedaliera fiorentina. Ad attendere il prezioso plico con all'interno 620 fiale di vaccino Pfizer, il presidente della regione Eugenio Giani, gli assessori toscani Simone Bezzini e Monia Monni, il sindaco della città metropolitana Dario Nardella e l'assessore alla sanità di Firenze Sara Funaro. Una vaccinazione di massa senza precedenti rende anche i primi simbolici momenti di somministrazione del vaccino qualcosa di assolutamente rilevante e quindi di grande emozione. Sì, è una giornata molto bella. Firenze è una delle prime grandi città italiane a ricevere il primo carico di vaccini, ma dobbiamo anche stare con i piedi per terra perché il percorso sarà lungo, ci vorranno alcuni mesi per arrivare a tutta la popolazione e raggiungere l'immunità di gregge. La città metropolitana di Firenze è la prima realtà toscana interessata dalla distribuzione. Si comincia con Careggi, poi Monte Domini, che è il centro più importante di ricovero di anziani non autosufficienti, per passare poi agli altri ospedali dell'area metropolitana. Una volta arrivate all'interno di Careggi, le dosi del vaccino, trasportate a una temperatura di meno 80 gradi, sono state messe subito a disposizione di medici e infermieri impegnati nei reparti Covid, mentre altre centinaia di dosi partivano verso gli 11 ospedali della regione coinvolti nella vaccinazione. Viva e coinvolgente l'emozione di Simona Bausi ed Elena Berti, tra le primissime operatrici sanitarie a venire vaccinate al CTO di Careggi, così come commossa è stata la reazione di ospiti e operatori della RSA di Monte Domini, la prima struttura fiorentina a ricevere le fiale. Una trentina in tutto i vaccini somministrati nella casa di riposo, tra degenti autosufficienti e operatori. Fernando, Francesco, Marco, Paolo, ma anche il direttore della struttura Emanuele Pellicanò. Tutti in fila ad aspettare l'attesa iniezione. Sì, sono contento, abbastanza, perché è una cosa interessante per me, allora l'ho fatto volentieri. È una gioia, appunto l'istituzione, abbiamo scelto Monte Domini per iniziare questa vaccinazione. Certo non possiamo dimenticare tutte le persone che hanno sofferto e soprattutto che ci ha lasciato, e questo ci dà un po' anche di amarezza nella gioia di questo giorno speciale. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile questo possa essere esteso e di conseguenza dare la possibilità sia ai nostri ospiti che alle famiglie di potersi rincontrare, perché il tema della lontananza è stato un tema estremamente delicato. A gennaio sono attese in Toscana oltre 16.000 dosi di vaccino che diventeranno una sorta di scudo protettivo tra gli operatori sanitari e gli anziani delle RSA. Un punto di partenza che porterà il vaccino ad essere somministrato su oltre 3 milioni di persone in tutta la regione. Il vero momento della vaccinazione di massa è il primo giorno dell'anno, cioè il 2 di gennaio, e alla Toscana sono destinate 116.240 dosi.